Il mondo delle vendite è estremamente nobile, come qualsiasi altro lavoro. Perché quando le persone ci dicono, ah, ma tu fai il venditore, ce la prendiamo. Ma ce la prendiamo di cosa? Ma se andate da uno e gli dite, ah, tu fai il dottore, se la prende, lo faccio, sono contento. È la stessa cosa. È la stessa cazzo di cosa. Soltanto che la maggior parte, la società, non ci vende questo ideale. E noi sposiamo ovviamente l'ideale della società, perché è quello che ci viene proposto con più frequenza. Ma anche la vita che vivono tutti è quella che ci viene proposta con più frequenza. Sì o no? E quanti vogliono vivere quella cazzo di vita che vivono tutti? Qui dentro nessuno, mi auguro. Un giorno ero collegato in una live di Daniel G, che uno lo attacca e gli dice, sei solo un venditore di sogni, siete solo venditori di sogni. Sapete cosa gli rispose lui? Noi vendiamo sogni. E la maggior parte della gente, sapete cosa fa? Si compra gli incubi. Si compra una fottuta vita che è un incubo. Perché la vita della maggior parte è un fottuto incubo. Non va mai bene niente, non ci sono mai abbastanza soldi. Si è incazzati per tutto e con tutti. È un fottuto incubo. E perché così? Perché la maggior parte della gente contro i Dreams Killer non è disposta a giocarsi la propria partita. Non è disposta ad affrontarli. È molto più facile dargli ragione, è molto più facile dire effettivamente forse ha ragione loro. Nel mondo delle vendite dovete imparare ad affrontare quelli che sono i Dreams Killer. Le persone che verranno lì e non faranno nient'altro se non provare a buttarvi giù le vostre idee, le vostre credenze, farvi credere che siate sbagliati. Io voglio che nella vostra testa ci sia la volontà di difendere il lavoro più nobile del mondo. Questo, quello che state facendo, il vostro. E ritornando all'esempio di prima, qual è la differenza tra voi e un dottore? Un dottore salva le vite. Meno male che ci sono queste tipologie di persone. Ma perché voi non potete salvare le vite alla gente? Perché salvare la situazione economica di una persona, cambiare e ribaltare completamente quella delle prossime N generazioni, non è salvare la vita alla gente? E allora qual è la differenza? Sono due mestieri diversi, punto. Questa è l'unica differenza. Ci si occupa di cose differenti. Questa è l'unica differenza. Stavo facendo una call ieri con un mio team, un team bulgaro, e gli dicevo, ragazzi, voi non venderete e non influenzerete nessuno se non siete voi i primi ad essere influenzati, e soprattutto i primi a cui vendere siete voi. State vendendo a voi stessi la vostra visione ogni singolo giorno, sì o no? Vi state ricordando dove deve puntare la bussola ogni singolo giorno nella vostra vita, sì o no? Perché la maggior parte non lo fa. Perché se io non lo facessi, mi perderei. Ogni tanto lo sento che sgrippo, no? Che sento che mi scivola un po' dalle mani. Per questo voglio essere estremamente preciso. Voglio avere tutto sotto il mio controllo, perché non voglio perdere la mia bussola. Perché non voglio che quei fottuti Dreams Killer mi vengano ad acchiappare. Perché ad un certo punto la strada è un po' questa. Mentre voi state correndo in avanti, il vecchio voi e la vecchia voi vi sta correndo dietro. Ed è sempre tanto così, a tanto così di distanza. Qualcuno si fa prendere. E cosa fa? Torna indietro. Alla vita di sempre. E si dimentica di tutti i sogni. E si dimentica di tutte le idee, di tutti i progetti. No? E ritorna proprio da dove è partito, forse addirittura anche peggio. Qualcuno invece continua a correre, 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 correre. Boom. E magicamente finisce ad essere quello che si guarda su Instagram, quello che si ascolta sui palchi, quello di cui si leggono i libri. Da che parte volete stare? Con la vendita potete essere entrambi. E quindi anche qua si torna sempre a parlare di decisioni. Quanto tempo ci metti a decidere di fare le cose? Questa è sempre la domanda che devi farti, bisogna farsi, no? Stavo registrando un video l'altro giorno, dicevo, è soltanto questione di quanto tempo ci metti a prendere le decisioni. Dovrei mettermi in forma. Quanto cazzo di tempo ci metti a prendere la decisione? E quella è la differenza. Perché uno zaino, mettendoci dentro un paio di scarpette, la tuta da ginnastica, ci metti 10 minuti. Più la distanza tra casa tua e la palestra. Boom, done. Quindi il tempo che ci metti a prendere decisioni, che fa la gran differenza. È la stessa cosa qua dentro. Dipende tutto quanto dal tempo che scegli di metterci a riempirti l'agenda di appuntamenti. E devi una presa di decisione. Perché potresti dire, io lo faccio da adesso, ti metti lì, tu, e inizi. E non mogli un cazzo di secondo. Perché là ci sono i tuoi sogni e là ci sono le persone che te li vogliono strappare. Ma tu non vuoi tornare alla vita di prima? C'è un motivo per cui avete iniziato questo mestiere? C'è un motivo per cui state creando la migliore azienda, sì o no? Me lo auguro. Se non ce l'avete, cercatelo, ma datevi da fare. Altrimenti la bussola si perde in un batter d'occhio. Le persone devono sapere chi sei, cosa fai, cosa vendi, quanto bravo sei, brava sei a fare quello che fai. I tuoi punti di forza, li conoscete? Li conoscete questi punti qua? Chi siete?
Sapete chi siete? Avete mai scritto chi è Luca, chi è Alessandro, chi è Chiara? L'avete mai scritto? È banale, lo è. Perché non l'avete mai fatto? Perché se vi chiedessi chi sei, tentennereste. Cazzo, non vi sto chiedendo di ricordarvi di una data storica, di chissà che cosa. Vi sto chiedendo chi sei. Vi sto chiedendo chi siete. Vi sto chiedendo cosa fate nella vita. Vi sto chiedendo qual è il vostro prodotto. Come fa qualcuno a comprare da voi se voi non avete la più pallida idea neanche di queste cose qua? Ma non volete comprendere che le basi sono quelle di cui avete bisogno. Prendetevi questo compito di tornare a casa questa sera e dire: ma io, ma chi cazzo sono? Ma chi sono io? Cosa offro al mercato? A quale esigenza rispondo? Il mercato vince chi risponde ad un'esigenza, corretto? Qual è quella a cui rispondete voi? Chi parla con voi, che risposta ottiene a che cosa? Perché se voi non sapete questo, voi potete fare questo evento 360.000 volte, ma non porterete a casa un risultato. Perché oggi venite ispirati, perché oggi ricevete ciò che vi serve per essere guidati. Ma se mancano le basi, non perché non sapete quali sono, ma perché non ci lavorate, non si fa niente. Chi sei, cosa fai, cosa vendi, quanto bravo sei a fare ciò che fai e quali sono i tuoi punti di forza. Chi è un venditore di successo, ragazzi? Chi è per voi, nella vostra testa, nella vostra idea, nella vostra visione, un venditore di successo? Anche questo dovrebbe essere chiaro. Innanzitutto, avete bisogno di imparare ad approcciare, a comunicare con gli sconosciuti. Se voi ad oggi non avete flusso, non avete persone con le quali parlare, voi ad oggi state scegliendo di rimanere dove siete. Parlavo con un ragazzo prima e mi diceva: ma come dovrei fare, no, per fare più flusso? Come dovrei fare per avere più clienti? Io ho detto: tu fai sport, giusto? Perfetto, fantastico. Questo ragazzo qua, molto in gamba, gli ho detto: sai cosa devi fare? Tu devi prendere, devi farti una roadmap, devi prendere un calendario, una cartina della Francia, perché vive in Francia, e devi andare a scegliere quali sono i luoghi in cui tu andrai a frequentare i cazzo di parchetti, non per fumarti le bombe, ma per andarti ad allenare con le persone che frequentano quei parchetti, perché questo è il tuo target. Vai lì, attacchi bottone con la gente, ci chiacchieri, boom! Ecco a te i prospect che ti servono, ecco a te le persone nel tuo target con le quali andrai in vendita. E la stessa identica cosa la fate in base al vostro target. Siete universitari, perfetto, fantastico, replicate la stessa identica cosa, chiacchierate. Fatevi seguire, vi compromettete, perché vi fate seguire su Instagram. E se il vostro Instagram fa cagare, siete per forza di cose obbligati a lavorarci sopra. Ma non a diventare il Matteo De Petris che ti mette il reel di vendita, di motivazione o di quello che deve essere. Raccontate quello che vi pare, ma vi compromettete, vi dovete esporre. Qualcosa dovete raccontare. Perché? Perché serve per rendervi il gioco semplice. Avete preso il prospect? Fantastico! L'avete attratto verso di voi? Fantastico! Avete rotto il problema della maggior parte, il muro del problema della maggior parte? Quello di comunicare, di connettersi con le persone? Fantastico! Adesso lo step 2 è far sì che queste persone vengano da te e vogliono interagire ancora, e ancora, e ancora, e ancora. Ognuno ha il proprio settore, ognuno ha il proprio target, e con questo deve trovarsi le fottute soluzioni per se stesso, per se stessa. Perché sennò, di nuovo, preferiamo lamentarci. Trovatevi le vostre soluzioni, imparate a comunicare con quelli che sono gli sconosciuti, ok? Poi, non vivere in balia della motivazione, ma abbi dei driver, abbi qualcosa che ti veramente ti prende e ti continua a portare avanti nonostante. E sui nonostante, ragazzi, che si vincono le partite. Il tuo piano non può dipendere da un qualcosa di instabile come la motivazione. O imparate ad automotivarvi. Ok, ma dovete avere dei chiari driver, dovete avere delle chiare chiavi con le quali voi dite: ok, oggi è una giornata del cazzo, ma io so che la mia bussola mira, ok, c'ha il mirino puntato verso una X destinazione. Avete il vostro contorno, avete il vostro sistema di supporto che vi aiuta soprattutto quando le cose non vanno. Perché quando siete in flow, quando siete in energia piena, quando siete stimolati, siete eccitati, quando siete all'evento, mille idee, ma queste idee dove vanno? Le vogliamo canalizzare? Ce le vogliamo segnare? Le vogliamo rendere utili per qualcosa? O le vogliamo lasciare andare domani che è finito l'evento? No, le vogliamo canalizzare, e allora creiamo un sistema di supporto, che così la motivazione non ci serve più. Tanto sarete motivati perché avrete nuovi stimoli, sarete gasati, eccetera. Ma non sarà sempre così, ok? E se voi vi basate solo sulla motivazione, siete già fuori dai giochi. Perché gli alto performanti non giocano la partita basandosi su questo e basta, ok? 3. Lavora e sviluppa personalità. Ve l'ho detto prima, chi siete?
Come siete? Qual è il vostro carattere? Cosa avete di speciale? No? Che cosa dicono le persone di voi? Lavorate su questa roba qua. Sono le basi. Ma sono le... E dalle basi non che si inizia a costruire. Mica costruisci la casa dal tetto. Mi auguro. Per voi. Lavorate su questo. Qual è la vostra personalità? Lavorateci. Chi volete essere? Come volete essere? Le persone devono volerti frequentare. Quanti di voi, no, hanno mai avuto una conversazione con se stesso, con se stessa, e si sono chiesti: ma le persone oggi hanno piacere veramente a frequentarmi? Quanti di voi credono che le persone abbiano veramente piacere a frequentarsi, a frequentarvi? Ci sta che qualcuno dice: questa roba non me la sono mai chiesta, effettivamente forse non sono così interessante. Ci lavorate, ok? Su tutte le cose abbiamo del margine di miglioramento. Nel momento in cui sappiamo quali sono quelle sulle quali andare a fare margine di miglioramento, sulla quale andare a lavorare e creare questo margine di miglioramento, boom, ci lavoriamo sopra. Impara a far sentire le persone nel posto giusto. Vuoi essere un leader? Prima, che cosa ti ho detto quando ho iniziato questa conversazione? Devi imparare a guidare te stesso e poi devi imparare a guidare gli altri. Se le persone intorno a te non hanno piacere di starci, le persone non si faranno influenzare. La leadership è imparare a far sì che le persone si sentano al posto giusto, nei loro difetti. Tutti abbiamo dei difetti. Siamo in grado di far sì che le persone si concentrino sui loro punti di forza piuttosto che sui loro difetti? Siamo in grado di comportarci da leader? Siamo in grado di essere quella persona che oggi è qua da sola con 3, 4, 5, 10 persone e tra un anno ne ha minimo 100? Passa da qua. Passa dalla nostra capacità di far sentire bene le persone, di ricordarsi N cose delle persone. Non lasciatele a caso, perché questa roba farà una grande differenza. Tutti scappano dai problemi, le persone deboli scappano dai problemi, tutti quanti cercano semplicemente le sfide un po' più semplici, noi cerchiamo di diventare migliori. Punto e basta. Signore e signori, voglio chiudere, no, con questo. Chi nella vita combina qualcosa di grosso non va a riporre fiducia sui soldi che possiede. Io ad oggi non ripongo, ok, la mia vita, il mio successo su questo. Io ripongo sul fatto che ho sviluppato delle skills, che sono quelle che cerco di trasmettervi, che se mi togliessero tutto quanto domani, potrei prendere, e in minor tempo ancora, andare a ricostruire. Perché? Perché il denaro è una leva,